Prima di tutto volevo ringraziare il professor Alessandro Viva perché si è grazie a tutti che sono qui, ma specialmente perché io sono una fan del Susini ed è grazie al professor Viva che la collezione di Cagliari è qui con noi e in queste condizioni che sono stupende. Probabilmente ripeterò alcune cose che sono state dette in precedenza, spero di non risultare noiosa così. Voglio parlare sì, della Cira, voglio parlare di alcune cose, farò anche una carrellata e un confronto tra le cere del Susini e le cere di un altro artista inglese su cui stiamo lavorando, io, la professoressa Crook e anche Ruth Richardson, una storica molto famosa inglese. Vorrei iniziare con la cera. Materiale strano la cera. Sostanza organica creata dalle api, flessibile, malleabile. Il profumo reagisce ai cambi di temperatura sudando e arricchendosi come la pelle umana. La cera dicono contenga qualcosa di soprannaturale e mistico, che affascina e attrae. Si piega docilmente alla volontà del suo creatore che la manipola e la trasforma. E secondo lo storico francese di Huberman, la sua plasticità deriva dalla vita che le conferisce il semplice calore delle mani. Le sue particolari caratteristiche, le sue possibilità metamorfiche permettono una resa mimetica sorprendente, qualcosa che è insuperabile da qualsiasi altro materiale. Il fatto che la cera richiami così sorprendentemente la carne umana spiega perché venne usata per effigi e maschere funerarie. Perché diciamo? Le figure di cera attraggono o infastidiscono, divertono o mettono a disagio, ma raramente lasciano indifferenti. Italo Calvino, uno degli ultimi intellettuali che poteva visitare nel 1980 il Museo Spitzner a Parigi, ricorda infatti il disagio che dà la cera quando imita il calore della pelle umana. E mentre nel 1925 il filosofo e saggista Ortega y Gasset concordava perfettamente con l'ambivalenza di questi sentimenti, concludendo: la figura del cera è il melodramma puro. È anche a causa di queste caratteristiche che l'arte della ceroplastica artistica si avvia verso il declino. Però d'altra parte, dal Settecento si incrementò il suo uso a scopo didattico in ambito scientifico per lo studio dell'anatomia normale, patologica, dell'ostetricia, della zoologia e della botanica. Le note, abbiamo visto, sono le officine bolognesi e fiorentine dove la ceroplastica anatomica si sviluppò e crebbe fino a diventare un fenomeno che interessò tutta l'Europa. Nel laboratorio dell'Imperiale Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, detto La Specola, diretta dall'abate Felice Fontana, entrò nel 1773 come secondo modellatore un giovanissimo Clemente Susini, che portò in seguito quest'arte a livelli finora mai superati. Susini, iscritto dal 1771 all'Accademia di Belle Arti di Firenze, lavorava già nello studio di uno scultore, come diceva il professor Riva, ma a soli 19 anni venne introdotto al Fontana che assunse come assistente dello scultore livornese Giuseppe Ferrini. E nel 1782 divenne modellatore capo con un incarico che mantenne fino alla sua morte nel 1814. In questo tempo effettuò, probabilmente, naturalmente grazie all'aiuto di collaboratori, 2000 modelli, qualcosa come 2000 modelli, ma l'esempio della specola è importante perché verrà seguito, visto che nel corso del XVIII secolo i preparati anatomici in cera colorata interesseranno e verranno prodotti in tutta l'Europa. Ma all'inizio del XIX secolo in Inghilterra abbiamo probabilmente il primo comunque serio tentativo di introdurre l'arte della ceroplastica anatomica con lo scultore inglese Joseph Towne. Towne lavorò al Guy's Hospital di Londra dal 1826 fino alla sua morte. Si pensa abbia realizzato circa un migliaio di preparati anatomici e patologici in cera colorata, alcuni inviati in India, Russia e altri paesi, cosa che voglio sottolineare, Towne lavorava da solo e non voleva assolutamente nessuno. Come Susini, Towne fu a lungo ignorato come ceroplasta e come artista, e la collezione londinese fu salvata grazie all'interessamento di qualche curatore illuminato, come abbiamo visto è successo anche a Cagliari. Ed è colgo pertanto l'occasione per presentare la prima pubblicazione dedicata
dedicata esclusivamente a questo artista. Come suo illustre predecessore Clemente Susini, dedicò la sua integralità a questa forma d'arte e per chi è interessato ho alcune copie qui. Dan e Susini. Tutti e due iniziarono a lavorare come modellatori in cera alla giovane età di 19-18 anni, Town lavorando per più di 50 anni al Guy's Hospital di Londra, Susini per 40 anni al Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze. Ma non si trattava di semplici ceraiuoli, come dicevano a Firenze. I due vantarono le solite basi in belle arti, furono allievi di scultori. E mentre Susini si destreggiava con la pittura su vetro, l'incisione su rame, sculture religiose, Town era anche un abile scultore in marmo e si dice inoltre un buon oratore pubblico che si dedicò anche agli studi di embriologia. Probabilmente Susini e Town dovettero limitare la loro carriera artistica al di fuori della produzione delle cere atomiche, dato che interferiva con un lavoro che finì per assorbirli completamente. Ma se confrontiamo le cere fiorentine con quelle inglesi, potremmo notare che sono tutte molto accurate dal punto di vista scientifico, ma sotto il profilo artistico non potrebbero essere più diverse. Una delle più grosse differenze tra le cere italiane e quelle inglesi sta nel fatto che le prime sono, come si commentava prima, come diceva il professor Barbagli, le prime sono vive, mentre quelle di Town sono morte. Le cere fiorentine sono esteticamente piacevoli a vedersi, sono attraenti, i corpi sembrano vivi, palpitanti, le statue hanno espressioni dolci e occhi languidi, le veneri, smontabili, hanno lunghi capelli sciolti o raccolti in vezzose trecce e sono spesso adornate da collane di perle. Le cere inglesi rappresentano cadaveri. Le opere di Susini e colleghi uscite dall'Officina Ceroplastica Fiorentina hanno tutti gli occhi vivi, iridi colorate e il bianco del fondo brillante. Nella maggior parte dei casi, naturalmente, come sottolineava il professor Barbagli, ci sono un sacco di eccezioni e ci sono molte statue che sono individuali, ma sostanzialmente sono belle, veramente riflettono un programma del Fontana. Danno perciò l'impressione di appartenere a persone vive o al massimo a un corpo ancora tiepido. Le cere di Town sono pratiche, crude, reali. Il colorito pallido livido delle carni, l'occhio velato, ormai spento, ci fanno percepire di essere di fronte alla perfetta rappresentazione di un cadavere. Lontano dall'espressione languida e sognante delle veneri, dalle labbra semiaperte che sembrano esalare l'ultimo respiro, le smorfie delle cere inglesi, congelate dal rigor mortis, richiamano l'attenzione sul fatto che i cadaveri destinati alla dissezione provenivano principalmente da carcerati o da condannati a morte. Ma dal punto di vista artistico, le cere cagliaritane di Susini si trovano in una situazione intermedia, al contrario di quelle fiorentine. Le statue anatomiche custodite in Sardegna sono morte. Lo avvertiamo dagli occhi opachi, dal colore cadaverico della pelle, dalla mancanza del rossore delle gote e delle labbra, tipico delle venere di Firenze, che le fanno somigliare a splendide bambole. Per sottolineare il fatto che le fotografie hanno un colore sul computer, purtroppo, come diceva il professor, che il proiettore falsifica sui colori e anche la qualità delle fotografie. Le cere uscite dall'Officina Fiorentina sono comunque stupende opere d'arte che, con espressioni dolci e spesso sensuali, hanno il merito di avvicinare il pubblico all'anatomia, come appunto diceva il professor Barbagli, era questo il fine della collezione fiorentina. Togliendo il macabro disgusto derivante dalla vista del cadavere, e questa era una cosa cara allo stesso Fontana, il quale, riferendosi a una statua di legno scomponibile mai finita, affermava che sarà di un'utilità infinita per la più perfetta intelligenza di tutti gli organi del corpo umano, con la quale in pochi mesi si potrà imparare, da chi che sia senza schifo e difficoltà alcuna, la anatomia nel suo più grande dettaglio. Ma la repulsione provocata dai cadaveri non era certo un problema da prendere in considerazione per Town. Bellissime e spietatamente reali, le sue cere sono copie fedeli dei cadaveri sul tavolo di Sartorio. A differenza delle cere inglesi, brutalmente fedeli alla realtà e al gusto dell'epoca,
Le cene italiane sono raffigurazioni realiste, ma comunque elegantemente neoclassiche, che rispondono alla corrente artistica predominante del periodo. Lo stile delle cene italiane potrebbe essere spiegato dal ricco ambiente artistico che circondava medici, anatomisti e ciroclasti. E non è una sorpresa che alcuni modelli anatomici richiamino precedenti capolavori nelle pose e negli atteggiamenti. E una delle opere più belle del Susini, custodita alla specola, viene a volte infatti soprannominata il sistema linfatico superficiale in posa michelangelesca. E questa mostra i vasi superficiali di un soggetto maschile, ma la posa elegante di questa statua e di altre molto simili, questa ad esempio è custodita a Pavia, richiama alcuni capolavori di Michelangelo, come ad esempio se guardiamo la creazione di Adamo in questo schizzo e l'originale della Cappella Sistina al fresco, o ad esempio la statua del Crepuscolo nella nuova sacrestia di San Lorenzo a Firenze. L'ispirazione della posa di queste figure viene presa dal passato classico, punto chiave del Rinascimento italiano, e la posa di Adamo e Noè, come possiamo vedere, richiama il prototipo dell'antico dio Fiume. Ed è, vediamo qui ad esempio, c'è una statua del Partenone che è custodita a Londra, ed è ben noto come le arti si influenzino a vicenda. Infatti la collezione anatomica fiorentina non venne solo apprezzata da medici e scienziati, ma pare che lo stesso Antonio Canova, contemporaneo del Susini, lodasse tra tutte esattamente questa statua, rappresentante il sistema linfatico superficiale. E oltretutto Susini come artista non poteva non risentire dell'influenza della corrente neoclassica, in cui l'ideale predominante di bellezza era quello ridato, raffinato e sensuale delle opere di Canova, e il quale, ironicamente, usava spesso rivestire le sue sculture con un sottile strato di cera per attenuarne la freddezza del marmo. Ma la sua influenza, l'influenza del Canova, è facilmente riconoscibile nell'ideale perfetto e stereotipato dei volti di cera, nelle pose delicate o nei gesti aggraziati delle mani delle Veneri che sorreggono le trecce di capelli, ad esempio. Frutto del secolo dei lumi e di un'estetica squisitamente italiana, le caratteristiche stilistiche di queste opere furono pesantemente criticate dalla comunità scientifica inglese, che non vedeva la necessità di rendere modelli destinati all'ambiente medico all'insegnamento esteticamente attraenti, perché i modelli anatomici inglesi erano intesi, in questo caso, come sussidi didattici. Ma, ad esempio, i modelli dermatologici, in particolare, venivano usati continuamente e a volte gli studenti sembravano preferire le cere che i pazienti reali, perché prima potevano spendere più tempo ad osservare le malattie, ricordiamo che le cere non erano contagiose, perché il Museo di Londra era l'unico in Gran Bretagna, l'ospedale di Londra dove Giosettano lavorava era l'unico in Gran Bretagna che accettava casi contagiosi. Tornando però alle cere cagliaritane, viene da chiedersi, come si parlava prima, perché in queste opere il risultato estetico sia così diverso dalle cere realizzate a Firenze. Il responsabile potrebbe essere stato indirettamente lo stesso Fontana, che fu direttore fino al 1789, fu direttore del museo, però conoscendo il carattere autoritario del Fontana e il fatto che visionasse personalmente tutte le cere realizzate nell'officina della specola, questo ci fa pensare che ai ceroclasti non fosse permessa nessuna libertà artistica. Il professor Barbagli faceva un confronto molto esatto sul concetto del perché le cere sono attribuite al Fontana, e un altro esempio che mi viene da pensare è perché attribuiamo le stampe a Dürer quando sappiamo benissimo che aveva fatto pochissime xilografie, perché il fatto, come si chiama in inglese, woodcut, the wooden block, le tavole di legno che venivano incise per poi essere stampate a livello xilografico, erano basate sì sul design di Dürer, ma erano state tagliate da dei professionisti, che alcuni erano anche molto famosi e prendevano anche molti soldi, però le conosciamo come opere di Dürer, e questo è un concetto molto simile. Tornando al Susini, dobbiamo anche dire che ai ceroclasti, è vero, non era permessa nessuna libertà artistica, e perciò le cere cagliaritane sono posteriori a quelle fiorentine e a quelle vienesi anche, ma non sono copie di quelle di opere preesistenti, sono uniche. Ogni tavola reca la firma autografa del Susini, la datazione e lo stemma reale dei quattro amori. Provengono dalle dissezioni
che l'anatomico sardo Francesco Antonio Boni fece presso la Scuola Anatomica di Firenze e vennero eseguite personalmente da Clemente Sosini tra 1803 e 1805 nei laboratori però della Spezia. E sono opere uniche, splendide nella precisione dell'anatomia interna e anche nella regola realistica e individuale dell'involucro esterno. Infatti ogni volto è un ritratto e possiamo vedere qui quello di cui parlava il professor Kemp, questo neo incriminato che fa appunto, ci dà appunto l'idea di un ritratto, perciò una persona, non una coppia o un ideale stereotipato di umano. Queste opere vennero realizzate poco prima della morte del Fontana, in un periodo in cui lui non frequentava più il museo e muore nel 1805, ricordiamolo. Le ricerche americane perciò potrebbero dunque venire intese come il risultato di una commissione privata e privilegiata. Senza premio, pressione dell'artista si è potuto finalmente soffermare sul dettaglio, soddisfacendo capricci estetici senza per questo tralasciare alcun particolare anatomico. Queste cere sono dunque il risultato della grande esperienza del Sorrelli che, probabilmente senza supervisione severa del Fontana, aveva potuto esprimersi liberamente. Con le cere di Cagliari si può certamente parlare di una maturità artistica del Sorrelli e alcuni dei pezzi custoditi alla Cittadella dei Musei sono dei veri capolavori. E anche nella rappresentazione dei corpi smembrati, infatti, l'attenzione ai dettagli superflui è sorprendente. Nel giugno di quest'anno, io e la professoressa Pro abbiamo avuto la possibilità di studiare accuratamente alcune di queste opere e di constatare lo stato di conservazione. La cera, come dicevo, è un materiale strano, molto stabile e duraturo, se conservato correttamente, quanto delicato e effimero se trascurato, maltrattato o peggio ancora restaurato erroneamente. Un'esigenza fondamentale della salvaguardia dei beni culturali è che il manufatto deve essere manipolato il meno possibile. E non esiste infatti intervento diretto sul manufatto che per quanto minimo non comporti per esso uno stress se non un trauma. Nel corso delle mie ricerche sul tema della ceroplastica ho avuto modo in quasi 20 anni di conoscere e confrontare diversi interventi di restauro e conservazione di manufatti in cera. Le problematiche sono sempre diverse e dipendono principalmente dalla composizione della cera e dalla presenza di diversi materiali che non sono sempre compatibili tra loro. Infatti le collezioni botaniche soffrono tantissimo della presenza dei fili metallici che, ossidandosi, danneggiano la cera, rame, ferro, zinco e anche l'acciaio inossidabile creano problemi, come mi confermarono al Museo Nazionale del Galles a Cardiff. In una cera botanica la lettura del preparato è fondamentale e per questo spesso vennero ricostruite, anche se in forma reversibile, le parti mancanti. E anche a Firenze la bellissima collezione. La bellissima collezione conservata su base di porcellana di doccia. Torniamo a noi, torniamo ai restauri. Prendo l'occasione per dire che questo forse è anche un messaggio dall'alto. Queste collezioni sono molto delicate e hanno bisogno del nostro aiuto. Mi raccomando, questo lo dico seriamente. Torniamo appunto al fatto di quello che ho potuto riscontrare durante i miei viaggi, durante le mie ricerche sulla cera. Ho avuto sì l'opportunità e la fortuna di poter parlare con tantissimi restauratori, con vedere anche dei laboratori di restauro. Però quello che dicevo, ad esempio, delle cere botaniche, e quello è un problema che avevo riscontrato anche a Firenze, che le bellissime collezioni che sono conservate su base di porcellana di doccia della manifattura Ginori risentono, tra le altre cose, degli scheletri metallici che comunque, sappiamo, sono indispensabili a sostenere foglie, i steli, i fiori, cioè non possiamo fare altrimenti per le cere botaniche. Il restauro delle opere di cera è ancora agli albori e probabilmente la specula me lo potranno confermare, perché non esiste una metodologia universale da applicare a tutte le opere realizzate in questo materiale. E così veniamo a scoprire cose simpatiche, veniamo a scoprire che alla Venerina di Barcellona sono stati applicati diversi prodotti della linea Kerastase di L'Oreal per riportare la chioma all'antico splendore, e dicevo in passato perché lei lo vale. Beh, che non è una cosa che stupisce tanto comunque, perché è confermata anche da un laboratorio bolognese con cui avevo avuto a che fare in passato,
che mi raccontavano che dopo gli interventi di restauro, per ripristinare il colore, utilizzavano make-up sui volti di cera, utilizzavano rossetti, fondotinta, e si era anche infastidita questa restauratrice dicendo mi hanno intervistato e mi prendevano in giro. Beh, sinceramente il make-up è a base di cera, perciò la capisco benissimo, non vedo il problema. Poi dipende. Beh, nel caso di semplice pulizia da polvere, sporco o genetico, miscele di acqua distillate e alcol sono spesso sufficienti. Ma nel caso della collezione del Museo Anatomico Javier Puerta di Madrid, ad esempio, il problema fu un altro. Vennero ricoperte rozzamente da una vernice di colofonia, probabilmente per proteggerle, ma il risultato fu disastroso, perché la colofonia è a base di cera e si mischiò infatti con la cera originale. Le restauratrici faticarono non poco nel rimuoverla senza intaccare la patina originale dell'opera, e questa è una delle cera che recentemente è stata restaurata ed è viaggiato per la prima volta a Burgos. A giugno, come dicevo, ebbi l'onore di potermi avvicinare alla collezione cagliaritana, riscontrando con mia piacevole sorpresa che lo stato di conservazione e di pulizia di queste cere era uno tra i migliori che avessi mai visto. E di nuovo, basandomi sul basile e sul brandy, vorrei ricordare il secondo principio del restauro. Il restauro deve mirare al ristabilimento dell'unità potenziale dell'opera d'arte, purché ciò sia possibile senza commettere un falso artistico o un falso storico e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell'opera d'arte nel tempo. Molto importante, il restauro, e io non sono una restauratrice, è un lavoro complicatissimo e mi tolgo tanto di cappello per chi si dedica a questo. Sono stati fatti dei lievi interventi di pulizia e minuti ripristini solo a scopo preventivo e conservativo. Le cere sono state protette negli anni da uno strato di resina damara, che al contrario della colofonia di Madrid è stata trovata molto più compatibile e non molto dannosa per la cera e facilmente rimuovibile se la confrontiamo con altri prodotti. Si è limitato, come dicevo, l'uso di solventi come il toluene e l'alcol denaturato, prediligendo una pulizia con acqua distillata e bisturi. In questo caso, ad esempio, c'era questa lingua che continuavano a ridere dicendo che aveva una bruciatura di sigaretta. Dopo un paio d'ore non ce la facevo più, mi sono messa lì col bisturi, perché effettivamente era soltanto una bruciatura superficiale e lasciando l'opera, cercando di toccare il meno possibile l'opera, è stato solo rimosso la parte bruciata. Naturalmente c'è ancora il segno della bruciatura, però almeno l'opera è leggibile e quella macchia nera non è più fastidiosa. Poi è stata un po' ripristinata la cera da vernice da mano, sempre lasciando quell'effetto traslucido, ma non troppo lucido che la cera ha, e facendo in modo che comunque la lingua fosse protetta. Alcune parti danneggiate, in questo caso la mia collega Elinor Croce, quando abbiamo visto che effettivamente il dito della statua più bella della collezione era pericolante, queste parti danneggiate sono state risaldate per evitare ulteriori cedimenti e fermarli il degrado. In questo caso era un restauro conservativo, perché effettivamente questo dito non avrebbe resistito molti altri anni. Perciò sono state risaldate queste parti, anche perché c'era stato un restauro anteriore e quello che è stato fatto solo un lavoro di è stato rinsaldato, diciamo, adesso il dito non si muove più. Tutti gli interventi effettuati comunque sono reversibili, vorrei sottolineare, e sono stati limitati al minimo necessario. E come vedete qui, appunto, e come ha fatto vedere prima il professor Riva, è stato fatto un intervento di ripristino che, come appunto, ripeto, è totalmente reversibile. Si è preferito infatti non intervenire, se non in caso di pericolo per l'opera o solo per facilitarne la lettura. In questo caso infatti, come spiegava il professor Riva, questo costato aveva un problema che era, non so, come una muffa secca, e siamo riusciti a dare un'occhiata e tramite lenti e anche la mia macchina fotografica, che è anche decente per fortuna,
abbiamo visto che effettivamente era un problema del passato, la muffa era sostanzialmente secca ed è stata rimossa, pennello, acqua distillata e tanta tanta pazienza. Perciò questo è il modello prima dell'intervento di pulizia e questo è dopo l'intervento di pulizia. Interessante notare che questi interventi, con un precedente del 2012, sono i primi ad essere stati effettuati da almeno circa un secolo. E questo conferma pertanto la teoria del basile, cioè un anno fatto dato fatto tanto meno possibile. Naturalmente un costante monitoraggio e un'adeguata politica di conservazione sono necessari per mantenere questa collezione che rappresenta, vorrei dirlo sicuramente, l'apice dell'arte del Susini. E questo artista, lasciatemi azzardare, potrebbe e dovrebbe essere considerato come il Michelangelo della ceroplastica. Recentemente ho parlato di alcune di queste opere al Leeds, al Henry Moore Institute, e le ho presentate come A Virtuoso Piece by Susini, that displays his incredible creative skills. Perché in effetti la creatività, il virtuosismo espresso in alcune di queste opere non ha rivali. E che purtroppo mi rendo conto, ma non ha rivali né in Joseph Town, né in qualsiasi altro artista ceroplasta del passato o del presente. Lo si può apprezzare in alcuni dettagli come il braccio a mezz'aria, ad esempio, perché non c'è la necessità di una posizione così precaria in un preparato anatomico. Come possiamo vedere, non si può apprezzare qui, però la mano non tocca la tavola di legno, la mano è a mezz'aria. È un pezzo virtuoso, è il Susini che dimostra le sue possibilità artistiche, non c'è motivo per fare un pezzo così difficile. E questo è il fatto del Susini, l'artista che dimostra le sue possibilità. E infatti sulla lastra tombale venne infatti scritto in latino: superò tutti i modellatori in cera e non sarà vinto da alcuno dei posteri. E sono d'accordo. E quello che vorrei dire, vorrei concludere dicendo qui a Cagliari, ricordate che non avete solo una piccola collezione di cere anatomiche, qui a Cagliari voi avete i capolavori di questo artista, ricordatevelo, qui a Cagliari voi avete il Susini, perciò veramente io spero che dopo il professor Riva la città di Cagliari, l'università, la comunità si rendano conto che avete il capolavoro di questo artista, avete una piccola collezione, ma è il capolavoro, voi avete il Susini. Grazie.